Salute a tutti gli spettatori delle Telecosta Smeralda. Oggi amo su piacere in questa puntata di conoscere Salimba di tenere con mente ospite Daniela Masia. È naschia in Bosa, ma è stata in Terralba. Si è laureata in Casteddu, in filosofia, e in storia e filosofia oggi è professoressa in Bosa. Ma Daniela va che un montone di altre attività, di altre sfainas, che pertoccano mescamente la valorizzazione e la spainatura de sa limba sarda, de sa cultura sarda. Issa è sardofona, ma legata sia da in campidanesu che in locutoresu. Ha fatto e fagede meda scurso di aggiornamento a innanti commenti dischente e come commente mastra. Collabora da con l'Istituto Camillo Bellieni de Tattari, un istituto Vamadu, de Studios e de Kirkasa, supra Salimba Sarda, mescamente impinnau pro simparu de Salimba Sarda e pro sa valorizzazione de sa cultura, de sa storia. E Daniela è una delle collaboratrici che pruse stimpinnata pro simparu proprio de Salimba Sarda. E a me ne m'ha maravizzato un corso che attento chi sa ha fatto online non scetti pro so sardos ma per i pro gente italiana pro so continentales. E ho di onore de cominciare proprio da questo corso. Pur si attività de sua è fatta de relatas in convegnos nazionales e internazionales, è fatta de masters, è fatta de traduziones, issa è puro interprete. Però ecco, questo corso online mi ha maravizzato che mi pare di una cosa proprio moderna, attuale, de oe. De imparare su sardo con questo medios elettronicos novos, modernos. Intendenare di cominciare proprio da questo corso, Daniele. Anda bene, Francisco. Saluto a tutti. Provo a cominciare. Torno grazie per questa opportunità. E certo, potremmo proprio cominciare da questo corso. La situazione in Sagale non siamo acciappati, sono 2 anni scomo. Non posto a cara ad un esempio di poter fare, rinunciare alle attività di promozione e valorizzazione oppure cercare una modalità di noa moderna, come te vinne le due, però poter fare la maniera che questo corso, questo scorso, so può imparare scanta regola, ma si idea e su pensu asutta della lingua e della cultura sarda poteva essere stato gai benevato e ben apprezzato. E gai este stato, noi non siamo spantati, che ha partecipato non e via soddisfacente tradizionale a questo scorso, ma fino a gente sparginata in tutto il mondo. In la penisola italiana, ma fino ad Argentina, fino ad Indonesia, ad Australia, non so che cado dai tutti. È stato importante a me da quando ho scoperto quanto bisogno, quanto desiderio cada di tornare a manizzare la limba come ente luogo, non è via di ammento, ma luogo in cui tornare sempre. La limba come ente domo a cui può tornare sempre e noi ne possiamo intendere in tutto esemusu sempre in domo. Una domo non una domo dell'antichità, questo è importante, che ho donato sempre il discorso che ho fatto. La limba sarda non è un ammento antico, è
s'opportunidade moderna che tenemos può essere protagonista del suo mondo de oe, con sa sabiduria e sa gussenzia che ebbia intro de sa limba un popolo pode adattare. E questa è la linea a fondo che noi, che Deo e che noi esponiamo fino a scomento istituto a seguito di questo scorso. Noi abbiamo l'opportunità di vagare conoscere la regola di scrittura a sul discentese, ma di vagare entrare con suo coro e con s'anima a intro di una questione, che è la questione di dottoso, la questione di appartenenza di dottoso, la questione a fondo di dottoso all'imbasa e di dottoso a civiltà, sul luogo più stretto che teniamo in conca, che è questo. Promene la lingua sarda, parise fino alla lingua italiana, ma questo deve tornare a essere cussentese intrada intro della lingua di appartenenza, della lingua materna, come te potremmo narrare. E duncas, oe, sos medior modernos, poten essere un'occasione pro tirare a campo la lingua sarda, non commente tu a naru, solo nostalgia o ammento del suo tempo scolau, ma commenta affermazione oggi di un'identità, di una cussenza che non può permettere di essere aperto a suo mondo e a suo respiro del suo mondo, ma tenendo firma sa radigina nostra. Certo, questa è sandala nuova, vorremmo dire, no? Su cammino nuovo, è di impreare quale sia medio sa tecnologia non pone a disponimento, però porre promuovere l'idea che la lingua sia s'occasione per vagare quale sia cosa. Un'occasione di modernità, questa lingua come teschimo si può fare dare di quale sia cosa, di quale sia argomento. E la tecnologia non è dende la possibilità di vagare barigare a suo confine territoriale questa opportunità. E scende noisi che in tutto il mondo sono sardo, sono mizzasa e mizzasa, e tutto cercano l'opportunità di si attobiare con la lingua propria. E non andano a cercare la lingua di Issoro, andano a cercare su attobio con la lingua, con questo luogo mastro, come Deo a me mi piacere a linarrere, e noi dotto non intendiamo torra in domo, sempre in tutto in domo, ma una domo noa, sempre annuata, capace di interpretare il mondo, della modernità, con tutte le caratteristiche che noi, con le esperienze nostre, li vogliamo dare. Ecco, però è qualcuno narada, chi sa lingua sarda, essendo una lingua agro-pastorale, duncas de una civiltà de chi non vesprusu, non è stata adatta pro contare su mondo de oe, sa realità de oe, sa modernità. Difatti, sì, proprio un storico de Tattari, due tribali armeda in Tattari, ha descritto che anda bene che anche forma di bilinguismo, ma scetti in sa scuola materna e elementare, ma arguai a pensare di insegnare su sardo in sa scuola superiore della sua università. Casa lingua sarda non è stata adatta proprio per insegnare filosofia, scienza, altre materie moderna, sa tecnologia. Anzi, i su narada, po contu meu, narada un macchine, un sciollorio, una tontesa, su narada sarebbe insegnare il sardo nelle scuole superiori e all'università un'operazione ridicola o addirittura comica. Due itinerari di questo parrer di questo storico, ma non di Tattari, non naro su lumene pro carità. No, certo, sa realità e sa cultura, sa civiltà di oe, ha da smentito questo autore e questo storico. La sabiduria che custoida intro della lingua può essere che non abbia da mancare un linguaggio umano approfondito, che è vero che nasce in un mondo particolare, ma
ischimo spuru che su vado sa politica, sa storia non ha permitito a sa limba de barigare sosatero livelloso che a una limba bertoccana propode fare dare sempre de calesisia cosa. Ma questa resunu si vuole firmare a anno sa como o è noi spiugai. L'esperienza che noi facciamo in soscusso nostro è fino a fare vainasa di scienza, di filosofia. Deo ha provato filosofia in suo liceo ispano, fa dende de in sardo di filosofia sospizzinoso. Sospizzinoso ha ascoltato, le pieghe do fino a compreso fino a de viuso. Sicuro non tutto sardofonoso, ma da su fini tataresoso e tanto ci sono accurziadoso a salimba cercando di comprendere su sentito a intro della informazione che gli siamo dato. E non è vero che non è andata bene questa vaina. Sicuro vediamo scanto sui studianti che preparano relata, che si laureano fino in lingua sarda, che cercano argomento fino a difficile, ponendo a rischio fino a questa vaina in generale. Ma non dende mai l'opportunità a questo spregiudizio di vincere sopra l'idea che la lingua che noi teniamo, vatto vatto che la praticiamo, resessimo alla faga diventare sempre più manna. Se mai la impreiamo per fare dei gusti argomenti, mai ad arresessire a comprire a suo livello e a suo vocabolario che una lingua deve tenere. Sul mondo antico è vero, sul mondo agropastorale è vero, teniamo un montone di dizzos, modo di narrare, che sono proprio costruiti a intro di un mondo agropastorale. E noi in un corso proprio sopra sul dizzos filosofico di Salimba Sarda, di un anno a Como, fatto corso pure online, abbiamo severato tutto la maniera di narrare e l'abbiamo fatta piegare a livello di filosofia. Non una filosofia scolastica, non una filosofia accademica, ma la filosofia che è in sa conca della gente che fa l'esperienza della vita. Bene. E intro della vita narra sa cosa che poi noi conosciamo, che sono sempre sa matessi. Sabidoria, sa pindola, la siamo chiamata in questo corso, che non mutano mai su tempo, abbarano sempre sa matessi. Bene. Seguiamo luego con questa istionata e ateras istionata spuro. Daniela, fiamo una rende sul rapporto fra filosofia, limba, la sostanza del sordicio filosofico. E questa questione l'affronta per l'autore che due apprezzi armeda, Antonino Muraena, un autore di importumanno, poco connotto però in Sardegna. Nasce in Bono in 1908, però è crescete naramus in Lula, in domo di un zio, preidero rettore parroco di Lula, e studia grazie proprio a questo zio, caude famiglia povera. Si laurea in pedagogia in Roma, insegna in sa scuola superiore, a Innantis, in Nugoro, Posca, in Roma e tutto, e diventa pure professore universitario di pedagogia. Intanto iscrive in italiano, ma mescamente in sardo, e a noi oggi interessa soprattutto pro sas poesias che ha descritto in sardo. In italiano ammento contos che ha descritto memorie su Lula, del tempo di Lula, e in sardo
una scantas poesias arregortas in un asillo ge poetica che si narra requida. E a me di questa silloge mi sono aggradata mescamente due poesie. Geo no ippo torero, forse sa più sfamata, e un'altra, bandidore con trumba. Questo poeta, a parer mio, è stato valorizzato e studiato e spainato, mescamente, da un grande critico sardo, Nicola Tanda, e da un discente de valore di Nicola Tanda, di non manca. Ma scherzo a mentare puro che un antropologo e scrittore, isso è tutto, Giulio Angioni, ha posto Antonino Manca Ena in una triade che comprende Benvenuto Lobina e Cicito Masala. E dunque strese scrittore poeta armannos. Tue via narende la prezzi armeda. E proseguire sa chistionata che abbiamo fatto prima, che secondo due vestu un rapporto istrinto fra filosofia e limba, puro in Antonino. Ello, è proprio gai. Calzo fagere una noda che liga da suo studio il mio di filosofia e che è managiuto, a manudenta, intro da limba sarda. A po' sempre che il caso di studiare e di approcciare a questo studioso, che tenia il suo bisogno e l'idea di cercare proprio sa reginasa, sa identitadese. Ed io creo dell'aere potida proprio a ciappare a intro desa limba, questa regina, questa identità. E sa filosofia intro desa limba fagere proprio questo compito, tene questo compito umano, de ponere a unire, de poter a unire, sos ambito desa vita e de lo così repari, proprio con su medio de desa spainatura, de spraminatura, a intro desa sparaulas. Sas parabolas sono la cosa più importante. Sas parabolas antigas ad esso mondo andato, sas parabolas fino a che impreamo scomo. Ca sas parabolas mescamente quando sono paedadas e nadas, non e via quando sono iscritte, ambadu a tenere una funzione di importo umano, questo li schimoso, sono su luogo in ue sa coscienza e si spirito desa gente tornano a essere sempre presente. Uno dribaglio in questa maniera si potete leggere, è stato fatto dal professor Pinna, ma con tutti gli altri che ha citato due, che hanno tribagliato su questa idea, che la parola e su pensieri, su penso, sia da un pensieri poetante, e cioè che l'essenza del somine passere attraverso proprio su medio della parola. S'essere desumine potete essere nato da esas parabolas. Sa parola dessa poesia diventa da questo luogo intessugale, questa essenzia si vuole manifestare. Questo che è narrare che sa parola non è mai boida, è sempre plena di significato. Questo che è narrare proprio questo, sa parola è sempre piena di significato, non è mai boida. Ponibo narre chi potete essere chi si firmede un'iscutta in un significato quando la scrivimoso. Ma se esigimos la narrare o la consigniamoso uno un satteru, questa parola non morì mai, è sempre piena del suo significato che tenere, pare su meo e pare su tuo, che poi la sa tornare a narrare a calcattero, come te consetto, se non come te parola singola. E questo liga da sa poesia e sa funzione filosofica della poesia a sa parola, non pone pari a sos autores e fino a sa, come Hödel, come Goethe, de altero logoso,
ma che noi teniamo sa fortuna e sa buona sorte di tenere in sa Sardegna nostra, in sa cultura nostra. E chi tocca di fare tornare a essere con tutta la caratteristica che può azzuare dotto, alleare fino a plus amore a sa limba. Casi può comprendere quale funzione tenere questa parola prodotto. Ma vi annarende di Michele Pinna. Ammento che Michele Pinna è stato pro me da anni direttore, presidente dell'Istituto Bellini. Come mi pare che è consulente scientifico. Come è direttore scientifico dell'Istituto Bellini, Michele Pinna è stato suo fondatore, 32 anni scomo. Un progetto che nasce proprio con l'idea di promuovere e valorizzare la limba in tutta la forma sua. L'istituto si occupa di altre cose, di altre schirca, di altri esami. La schirca è la cosa più importante. La schirca legata a sa limba ha dato la possibilità a me da di noi di poter tribagliare, di si poter formare e di poter resistere fino a comunicare questo progetto di valorizzazione della limba che è questo progetto di valorizzazione di ognuno di noi. Attenzione, questa è la cosa importante che io, a me mi piace narrare, che è pure questa verità. De Muraena Michele ha fatto un tono di tribaglio, uno dei corsi più importanti, è legato a un corso che hai fatto all'Università dei Tattari, e chi è questo gusto? Antonino Muraena, dalla lingua materna alla poesia della parola. Dunque, sul legame della lingua materna ha la funzione poetica che tiene questa parola. Esiste un passaggio, un paio di versi, se lo posso leggere, che riunì, e quello che spiegano, qualche scutta, qualche drasto di questo ribaglio, che viene a suvvizio di questo professore Gaspare Muda di filosofia a Urbaniana di Roma, ha sempre cercato di umanizzare e di ponere in risalto, che come al naturale noi conosciamo Meda, questo autore, se non può ambito su un vago selezionato. Eppure il suo attribagliato con sa pedagogia, dende a sa pedagogia della parola, sa funzione più formativa che si può tenere, e tanto questo a me mi pare di importo, manno. Poesia della parola. Una parola via, quando st'offerta è nata, ed este sa prima orta chi dei bucca bessidi, in s'istante mattessi este accabada, e consumida è morta. E gaina raian chi milli a resonoso sapirores antigoso e serioso e bonoso esos appentados fidelese bigreiana. Ma eo, chi non son sapidore né antigo né nou, ma consideradore de bono considero, dale il potto bro, chi onzi umana paraula nada a omine biu e ascoltada, in risu e in pianto, tanto solo incominciare a vivere, ed este de pensamento eternuolo. Dunque, questo verso non narra che sa parola non è vero che muore di quando noi la fai damoso, che tiene valore via quando la scrimoso, ma comincia a leare sa vita proprio in su mentre che noi la comunichiamo, sa parola in poesia. Se la comunichiamo in riso, se la comunichiamo in pianto, noi la comunichiamo e in questo momento li dovremmo dare sempre vita. Non morì mai questa parola in questo senso. Bene, in no acabamus, torniamo grazie a Daniela, sperando di poter convidare un'altra volta, mancare e proseguire questa questione di importo umano, sul rapporto tra la parola, sa vita, sa filosofia, sa limba sarda. Ah, un autore commenta Antonino Ena deve essere più sconnotto e più valorizzato, che rappresenta non scelti sa poesia, ma sa sapidoria antica e moderna, d'erisi e de oe. A norvidere sanoso e sardoso.